Buonasera, buonasera a tutti. Benvenuti alla puntata di presentazione della prossima asta Bolaffi di arredi e dipinti antichi del 21 ottobre. Quest'asta abbiamo eh, la, il piacere di presentare eh, e di sperdere un'importante collezione che è la proprietà proveniente eh, dalla Villa La Suvera nel Senese. La Villa La Suvera è un nome che forse molti di voi avranno già così orecchiato in quanto era un noto relais di lusso, che è stato un relais di lusso fino a pochissimi anni fa, quando poi eh, ha chiuso l'attività. Però è una villa con una storia importante alle spalle, una storia che nasce nell'alto medioevo, in cui, come spesso accade, queste strutture nascevano con uno scopo eh, sostanzialmente difensivo. Poi col passare del tempo, col passare dei secoli si trasformavano in luoghi di villeggiatura, in luoghi di delizia. Eh. Questa villa, la Suvera, fin dall'inizio eh, ha avuto eh, proprietari molto importanti. Ecco, come scriviamo sul nostro catalogo di cui vi parlerò, eh, parliamo di eh, una villa che nel XVI secolo annoverò fra i proprietari anche Papa Giulio II della Rovere, quindi un mecenate di artisti come Raffaello, come Michelangelo, come, come, come Bramante e fu lui che essendo il proprietario di questa villa, incaricò un notissimo architetto, uno dei grandi geni del suo tempo, come Baldassarre Peruzzi, di sistemarla dandogli quello che è l'aspetto attuale. Poi dopo i della Rovere la villa passò ai Chigi di Siena, il famoso palazzo Chigi di Roma era per esempio un'altra delle loro proprietà, e successivamente, attraverso grandi famiglie importanti italiane, arrivò addirittura ad essere proprietà di Lucchino Visconti. Infatti, c'è anche un letto che è stato utilizzato nel film L'innocente, che è una delle pellicole più famose di Lucchino Visconti. Si arriva così agli ultimi proprietari della villa che. Sono stati i Marchesi ricci parazzani e in particolare la moglie del Marchese era nata come principessa Massimo. Quindi è tutta una storia molto complessa, molto articolata, che però si intrezza con le vicende di alcune famiglie importanti, ognuna delle quali ha lasciato la sua traccia in questo relais. Questo relais di cui per l'appunto siamo lieti di presentare ben 410 lotti che costituiscono la parte fondamentale, il nocciolo fondamentale di questo catalogo. Poi ci saranno nel catalogo altre proprietà che verranno battute successivamente, ma i primi 410 lotti sono dedicati all'incanto degli arredi provenienti da questa villa. Ho parlato del catalogo. Il catalogo è quello che voi vedete qua. Il mio fedele compagno di questa serata e sarà anche il vostro fedele compagno perché... In particolare a tutti quelli che chiameranno il numero che vedete in sovrimpressione, quindi 011 0561 Ebbene a tutti quelli che chiameranno questo numero verrà spedito il catalogo dell'asta, che è questo catalogo, una pubblicazione molto bella, lussuosa, in cui quasi tutti i dipinti e tutti gli oggetti sono illustrati e fotografati con delle foto fatte veramente molto bene. Non lo dico perché il nostro, ma cataloghi d'asta fatti così in Italia. Ne trovate sicuramente pochi in ogni caso. Il catalogo è visibile anche sul nostro sito che è www.astebolaffi.it. Si può anche richiedere, oltre che per telefono, mandando un'email a info astebolaffi.it che è la nostra email. Comunque, in ogni caso, se andate sul sito che ripeto è www.astebolaffi.it o se telefonate allo 0110561684, che è il numero che vedete in sovraimpressione, vi verrà spedito a casa senza alcun costo questo catalogo, che è un catalogo che spero vi farà venire voglia di venire qua in visione a Torino, in corso Verona 34, a vedere fisicamente i lotti, eh, i lotti che adesso andremo a presentare, quantomeno una selezione di essi. O comunque seguire l'asta online. Cominciamo subito in medias res proprio con il lotto su cui sono seduti in questo momento. Il lotto numero 256 proveniente dalla camera della torre perché poi adesso lo diremo nel corso di questa serata questo relais era suddiviso in tante stanze a tema ognuna della quale aveva un nome particolarmente evocativo c'è la camera della torre, la stanza del papa, quella di maria carolina, quella del duca di Genova e tante altre che potrete scoprire sul nostro catalogo. E questo è un divano del eh, 800-900, è stato probabilmente assemblato fra fine Ottocento e inizio Novecento, quindi ha 100 anni in radica con schienale traforato e eh, panno in velluto blu. Però quello che vi stupirà è certamente il prezzo, sia la base d'asta. Perché ormai si pensa che l'antiquariato sia eh, un, un divertimento per pochi eletti e particolarmente danerosi, mentre in realtà quest'asta dimostra l'opposto. Che voi, con questo caso. Partendo da una base d'asta di 500 euro, di soli 500 euro, avete la possibilità di portarvi a casa un autentico pezzo di storia, perché comunque anche un pezzo d'antiquariato nelle case di oggi che sono per lo più moderne, anche non particolarmente ingombrante. Quindi parliamo di oggetti che hanno delle dimensioni tutto sommato proponibili anche all'interno di un appartamento, di, un, di, un, di, insomma, di una villa di oggi, ebbene, avete la possibilità di portarvi a casa un autentico pezzo di storia. Come questo Grazie. Che l'otto 256 proviene dalla camera della torre del relè la Suvera e partirà da una base d'asta di 500 euro. Ripeto, la base d'asta è una cifra di partenza da cui si partirà in asta. Per chi non sapesse come funzionano le aste, è la cifra minima al di sotto del quale noi non accettiamo offerte, ma accettiamo offerte solo pari alla base d'asta o a salire. Le aste Bolaffi sono vere aste, se non ci sono altre offerte a 500 euro. Voi Avete la possibilità di portarvi a casa questo divano storico a soli 500 euro. Noi ci auguriamo che un po' di competizione ci sia perché ripeto: sono basi d'asta veramente basse, veramente competitive. Come dico sempre, io fatevi un giro da qualsiasi immobiliere, anche popolare, e vedete con 500 euro che divano portate a casa. Ammesso che riusciate a portarne a casa uno, quindi a 500 euro si aprirà la base d'asta, poi si vedrà a che, che la cifra che realizzerà l'otto potrà essere 500, 600, 700, il bello dell'asta è anche quello e sul prezzo di aggiudicazione che è il prezzo che il banditore col martelletto sbam batterà ci sono i diritti d'aggiudicazione del 25%. Quindi questo è detto in, veramente in sintesi ma in maniera direi abbastanza essenziale quello che il funzionamento di un'asta, comunque, per qualsiasi cosa, se vedete il catalogo, se ricevete il catalogo, chiamate il numero, scrivete: se vi manderemo a casa questo catalogo. Se volete avere informazioni sui lotti e su come partecipare, oltre a chiedere un condition ai nostri esperti che saranno molto lieti di darvi anche delle informazioni più specifiche che in catalogo non ci sono o più dettagliate di quello che posso fare io, ho il bravissimo Cristiano perché poi avremo anche il nostro esperto Cristiano Collari il privilegio di presentare alcuni lotti, quindi Qua e là nel corso della serata ci saranno alcune piccole pillole, proprio alcuni piccoli momenti in cui comparirà davanti al vostro schermo Cristiano Collari, nostro esperto di dipinti e arredi antichi, che vi presenterà personalmente alcuni lotti. Quindi per tutte le richieste di condition, nonché per sapere o avere informazioni, per assistenza su come partecipare all'asta, scriveteci o telefonate e io mi auguro di vedervi qua davanti a me il giorno 21 ottobre qua a Torino, in Corso Verona numero 34D presso lo spazio Bolaffi, per partecipare e provare anche voi l'emozione di essere i protagonisti di questa storica asta del Relè La Suvera. Come vi dicevo poco fa, non solo Suvera, anche se il nocciolo di quest'asta sono gli arredi provenienti dalla villa La Suvera, in quest'asta, ma... Anche una serie di proprietà eh, prestigiose che verranno presentate successivamente, e vorrei introdurvi a una di queste proprietà con questa piccola autentica chicca che è l'Otto 445. Come potete vedere, è un dipinto. Antico, ma già con degli elementi che possono essere apprezzati anche al, nostro, al giorno d'oggi. Vedete, non è un dipinto mitologico, un dipinto religioso, cose che possono essere oggi incontrare un gusto che è mutato, ma è un bellissimo paesaggio naturale. Qui abbiamo anche una cornice d'epoca coeva e eh, l'ambito è quello di Salvatore Rosa, il grande pittore napoletano del XVII secolo, quindi siamo nel Seicento, ma nonostante sia un quadro che ha qualche secolo, ecco, Vedete che è assolutamente godibilissimo e apprezzabilissimo ancora oggi, un tratto molto raffinato. Guardate il particolare di queste foglie, le nuvole, ecco già tutti, eh, già tutti esempi di quello che sarà poi un po' un culto della natura che diverrà poi il verbo principale del romanticismo. Quindi, se vogliamo, è un quadro, un dipinto, un soggetto che guarda già anche eh, un po' avanti in una scenetta che è veramente deliziosa, perché vedete c'è il piccolo cagnolino qua sotto, eh, ci sono questi due uomini sulla canoa che stanno remando, c'è questa figura maschile che li guarda quasi incantato, quindi questo è l'otto numero 445 e la base d'asta di questo dipinto è di soli 1500 euro parliamo dell'otto 445. Alle mie spalle invece vedete, eh, per quanto riguarda l'arredamento sempre proveniente da un'altra prestigiosa proprietà, eh, un oggetto per cui si può dire che qua giochiamo in casa. Qui siamo infatti in Piemonte, questa è una angoliera in stile piemontese, è l'otto numero 463 Qui siamo invece nel secolo XVIII, siamo nel Settecento, eh, vedete la, la foggia particolarmente raffinata di questa angoliera. Ecco, qui abbiamo anche una piccola ribaltina che adesso vi aiuterò a tirare giù con il piano in cuoio. Guardate queste decorazioni, questi cassettini, proprio eh, i particolari deliziosi di questo oggetto. Ecco, questo è un altro oggetto che è particolarmente e facilmente inseribile anche in una casa del giorno d'oggi. Ecco, vedete tutto perfettamente apribile, tutto perfettamente funzionante, ancora con i disegni dell'epoca. Quindi siamo un'angoliera a due corpi, ecco, vedete si apre anche la parte di sotto, ecco, giusto per darvi l'esempio del funzionamento dell'oggetto, ecco. Ci sono queste due ante sormontate da questa magnifica ribaltina, eh, c'è un piano sagomato, quindi è un oggetto tra l'altro anche perfettamente conservato che non ha subito nessun restauro particolare, quindi è giunto intatto dal 700 ad oggi. Questo lotto è il lotto numero 463 e la base d'asta. Voi mi direte: beh, un mobile del 700 piemontese che probabilmente viene da qualche villa, da qualche castello. Eh, se io vado ad un antiquario, lo pago almeno 5-10.000 euro. No, la base d'asta proprio perché parliamo delle aste Bolaffi di questo magnifico mobile settecentesco e di soli 1000 euro. Quindi ripeto, l'otto 463 base d'asta 1000 euro angoliera piemontese. Vi chiederete che cos'è questo pezzo particolare che si trova alle mie spalle? Eh, io vi mantengo, vi sospendo un attimo la spiegazione perché eh, la suvera... In realtà, era questa grande, grande villa patrizia della campagna senese con tutta una serie di stanze dedicate a tema a grandi personaggi, visto che gli ultimi proprietari della tenuta erano i marchesi Ricci Paracciani e lei era una principessa Massimo, quindi imparentati con tutti i bei nomi dell'aristocrazia, non solo italiana, fra cui anche i Savoia era anche il Duca di Genova in persona. Quindi questo che vedete alle mie spalle è niente meno che il letto da campo del Duca di Genova. È un letto ottocentesco, quindi è un letto antico che veniva portato nei vari campi di battaglia o nei luoghi dove si tenevano le esercitazioni militari, quindi vedete che la struttura è in metallo, ecco, doveva essere anche facilmente montabile e smontabile per, per notare anche eh, in giorni diversi in diversi luoghi. E quindi questo è un pezzo autentico di storia. È un lotto di grande impatto scenografico, per cui ancora oggi eh, all'interno del relè faceva una bella figura, era un letto particolarmente sontuoso. E sono convinto che molti di voi lo apprezzeranno, perché se volete avere un letto veramente, ripeto, d'impatto nella vostra dimora, eh, un letto con cui eh, stare sia soli che in compagnia, questo è il lotto che fa per voi. È il lotto numero 50 e la base d'asta di questo lotto è di 3.000 euro. Però attenzione! Ho parlato della stanza a tema del Duca di Genova, questa è proprio la suite del Duca di Genova e abbiamo anche un panchetto, questo probabilmente più moderno, del XX secolo con un bello stemma sabaudo. Ecco, questo panchetto direi che fa pandan proprio col letto, faceva parte del medesimo arredamento Qui siamo per l'appunto in tempi un po' più recenti, non è certamente un oggetto antico, però ha una base d'asta particolarmente accattivante, perché parliamo di un lotto che parte da soli 150 euro, quindi vedete che le aste Bolaffi hanno veramente dei prezzi di partenza, delle basi imbattibili. Quindi, eh, ripeto, l'accoppiata, il letto da campo del Duca di Genova, siamo nell'Ottocento, questi ovviamente eh, sono stoffe più recenti, Ecco parliamo della struttura ottocentesca, l'850, base d'asta 3.000 euro, panchetto che è l'852, attenzione, l'852, base d'asta 150 euro. Quando si recuperano gli arredi di proprietà come queste, che sono molto vaste, molto composite, ovviamente arriva di tutto ed è anche il bello di chi organizza e di chi fa le aste, il lato se vogliamo divertente del mestiere, perché oltre ovviamente. Ai divani, alle poltrone, ai dipinti importanti, agli oggetti importanti ci sono anche tutta una serie di oggetti di contorno che, eh, più che un valore storico, hanno una curiosità storica, eh, come per esempio è il caso di questo lotto numero. 53 che sono una coppia di tamburi da parata eh, databili all'incirca fino a 800 inizio novecento, ecco non c'è una datazione precisa, sono dei tamburi che venivano portati nelle parate, nelle sfilate militari e venivano utilizzati. Tra l'altro sono entrambi ancora funzionanti come potete vedere questo ha il, la parte superiore, la pelle, ricoperta da un vetro ma questo qua vi darà l'emozione anche voi di partecipare ad un'autentica parata militare ottocentesca e anche le quotazioni, le basi d'asta di oggetti come questo sono particolarmente invitanti in linea con la filosofia delle aste Bolaffi. Perché per questa coppia di tamburi da parata, che sono comunque un oggetto che ha una piccola storia alle spalle, chiediamo una base di partenza di 300 euro. Quindi, lotto numero 53, coppia di tamburi da parata provenienti sempre dalla suite del Duca di Genova, la più militare di queste suite. Come tematica, base d'asta, 300 euro. Lotto numero 7, ecco quello che forse non abbiamo detto è questo nome Suvera. Da dove deriva il nome Suvera? Eh, deriva dal francese souverain. E una stanza, una suite di questo relais era intitolato niente meno che a Maria Antonietta, ecco qua, la suite di Maria Antonietta. Il pezzo forte di questa suite di Maria Antonietta sono eh, questi due fantastici letti, di cui uno lo vedete al mio fianco e l'altro lo vedremo fra poco, che hanno una provenienza tra l'altro prestigiosissima, vengono da Palazzo Chiablese di Torino. Eh, per chi conosce Torino, Palazzo Chiablese è una struttura, un edificio familiare, in quanto si trova proprio a fianco, a lato di Palazzo Reale. Per chi non c'è mai stato, è una dimora storica torinese. In cui organizzano tra l'altro a volte anche delle bellissime mostre a pian terreno, quindi questo è un lotto che ha una provenienza veramente importante, una provenienza storica. Sono il lotto numero 7, una coppia di letti singoli. Siamo ovviamente in Piemonte nel XVIII secolo, questa è la datazione dei nostri esperti. Hanno le testiere in legno dipinto e dorato, parzialmente rivestite in seta color salmone. Dei piedi in legno intagliato, particolarmente raffinati, su cui sono state montate successivamente le rotelle per renderli scorrevoli e per renderli anche più funzionali all'uso odierno. Eh, sono ovviamente stati nel corso dei secoli eh, restaurati e parzialmente ridipinti, ma hanno conservato quella che è la loro struttura originale. Vedete proprio anche tutte le venature del legno antico. Ecco quindi questo è il primo di questi due legni. Provenienti da Torino, da Palazzo Chiablese, che stavano nella suite di Maria Antonietta del Relè La Suvera e la base d'asta di questo lotto numero 7 della coppia di letti, ecco, vedete l'altro in fondo, è di. 4000 euro, quindi parlo di 4000 euro. È un lotto particolarmente importante. Ecco, vedete i dettagli, i fregi che ci sono, che il nostro bravissimo operatore sta inquadrando in questo momento. Per cui, questo è veramente uno dei top lot di quest'asta. Voi vi stupirete della base d'asta particolarmente ridotta? Sì, perché le basi d'asta Bolaffi sono così. Noi vogliamo che ci sia competizione in asta e che la sala si accenda. Questo è il motivo per cui vi invitiamo a venire a visionare di persona tutti questi lotti presso la nostra esposizione allo spazio Bolaffi di Corso Verona, numero 34 a Torino. E vi invitiamo allo stesso modo a telefonare: telefonate al numero 011-0561-684 perché vi manderemo veramente senza impegno in omaggio il nostro bellissimo catalogo che avete già visto prima e che è stato inquadrato in precedenza, in cui non ci sono solo questi lotti, ce ne sono molti altri. Ma ripeto, questo lotto numero 7 è veramente una meravigliosa copia, un meraviglioso set di due letti singoli che partiranno da 4.000 euro. Ripeto, provenienza prestigiosissima, Palazzo Chiablese Torino, legno intagliato, legno, legno, legno anche a volte ridipinto. Ecco, adesso vi mandiamo anche un piccolo ingrandimento, il nostro operatore sta facendo dei bravissimi, dei bellissimi i proprio Particolari di questi fregi che potete apprezzare in tutta la, la, la loro bellezza dovuta alla maestria degli artigiani piemontesi del Settecento e dell'Ottocento. Ecco, quindi potete vedere proprio che si tratta di una vera e propria opera d'arte, a mio parere, ecco, ma non solo a mio parere, anche a parere degli esperti che hanno fatto la stima. Ecco. Quindi ripeto, lotto numero 7, base 4.000 euro e dopo questa presentazione di questa magnifica copia di letti piemontesi avremo il privilegio di avere una pillola del nostro bravissimo esperto Cristiano Collari. Grazie Alberto e buonasera a tutti. Ho qui con me anch'io il catalogo dell'asta della Suvera. All'interno di questo catalogo avevo piacere di presentarvi il quadro alle mie spalle. È il Lotto 464, eh, un mh, olio su tela di un grande pittore settecentesco eh, romano, eh, nato e morto a Roma, attivissimo soprattutto a livello eh, religioso. Ma qui abbiamo un suo quadro invece di. Uh, carattere uh, uh, invece profano. È una scena mitologica. Abbiamo due personaggi naturalmente notissimi. Vedete che c'è Mercurio con le sue ali in testa. Uh, c'è uh, naturalmente un, un, un putto sopra, anzi amore, perché avete, vedete, ha la freccia e l'arco. E uh, l'acqua, naturalmente, dove c'è anche un mostro marino, le conchiglie, l'acqua è il simbolo della, della fertilità, della sessualità. E altri personaggi. Purtroppo il quadro è in cattive condizioni di conservazione, ma restaurato può sicuramente eh, tirar fuori grandi, grandi eh, soddisfazioni. La cornice è assolutamente d'epoca. Eh, il quadro, ripeto, è il Lotto 464 e lo stimiamo con una base di partenza di 10.000 euro. Tra gli arredi della suite dedicata al Duca di Genova, all'interno del Re Lella Suvra, troviamo questa bellissima veduta a volo d'uccello dell'assedio di Asti. Si tratta di una famosa scena storica uh, che conclude la guerra di successione del Monferrato ed è un acquaforte, ovvero sia un'incisione sul rame di estrema rarità. Sicuramente potrà essere interessante per chi abita ad Asti perché è una delle prime vedute che illustrano questa piccola città uh, piemontese. Uh, è stata stampata dopo il 1615. Ha qualche piccolo difetto, ma è praticamente integra anche nei suoi margini. È il lotto 54 dell'asta e eh, parte da una base d'asta di 400 euro. ora nella sezione dei dipinti che non provengono dalla Suvera ma da altre proprietà e ve ne presenteremo alcuni che si trovano proprio anche fisicamente in quest'angolo eh, della sala in cui ci troviamo ed è questo il motivo per cui vi invito a venire di persona presso l'esposizione dei lotti nello spazio Bolaffi di Corso Verona 34d a Torino proprio per eh, Godere anche della peculiarità di questo ambiente per fare una passeggiata eh, in un ambiente eh, che, in cui sembra di essere proiettati all'improvviso nel passato perché è bellissimo camminare. Così come è bello vedere i lotti dall'alto, come è stato fatto poco fa con le riprese aerea, è anche proprio bello camminare all'interno eh, di questi mobili antichi, eh, vedere sedie, vedere poltrone, eh, vediamo che ci sono anche degli splendidi oggetti in rame che per motivi di spazio non riusciamo a presentare, osservare i dipinti alle pareti come se fossimo all'interno di un museo, anzi di una vera e propria casa-museo. Questa è un'esperienza che io vi a fare e adesso però ci concentriamo sul lotto numero 443 che è attribuito a Jacob Bellvoua un pittore del 600 e abbiamo un titolo che è semplicemente la tempesta quindi è un soggetto direi canonico eh, visto tante volte un tipico soggetto quello delle navi nella tempesta qui vedete che c'è un veliero in mezzo a una tempesta eh, c'è. Una specie di scialuppa con eh, delle persone che eh, o chiedono aiuto, o, eh, che evidentemente sono naufragate da un'altra imbarcazione, oppure è semplicemente una piccola imbarcazione che si è trovata anch'essa eh, nel, nel, nel culmine della tempesta, è un momento concitato perché vedete che anche dalla nave più grande, dalla nave più solida, ci sono delle persone che si stanno affacciando ai bordi a vedere cosa succede in mare. Quindi, Abbiamo un artista che ha saputo proprio rendere anche la concitazione e l'animazione di una scena collettiva ecco, non è uno stereo, è un freddo esercizio accademico ma c'è una certa animazione e un dipinto che trasmette proprio un'idea di movimento vedete anche le nubi eh, come sembrano minacciose ma come in un angolo si intraveda già uno spazio di sereno un utilizzo sapiente della luce, del chiaroscuro guardate queste onde qua come che, che aspetto di movimento e soprattutto di dinamismo danno eh, rispetto a quelle nell'angolo opposto? Il tutto, tra l'altro, è anche inserito in una bella cornice in legno intagliato e dorato. Quindi è un lotto di, a mio parere, notevole interesse. E la base d'asta di questo lotto, numero 443, quindi questa tempesta attribuita a Jacob Belvoir, è di 2000 euro. Ricordiamo che l'opera reca anche un'autentica su fotografia eh, recante il timbro di Goyer Antiquité, quindi questo antiquario francese da cui probabilmente è stata acquistata eh, dagli attuali proprietari nel 1990. E ora ci spostiamo invece. Lievemente a sinistra, perché dal mare passiamo alla montagna. Ecco, questa è una scena più vicina a noi. Qui siamo nelle valli di Lanzo, se non erro, ora ve lo dico subito, quindi una valle nei dintorni di Torino. Questo è l'otto numero 557, Carlo Piacenza, questo è un pittore dell'Ottocento piemontese, e infatti siamo in una strada di montagna in Vallocana, quindi siamo nel Canavese, presso Pont, un dipinto che è datato 1854, quindi questa è un'opera tra l'altro di dimensioni particolarmente generose perché sono ben 96 x 141 cm, molto ben conservato se pensiamo che è un dipinto di 150 anni, una cornice in legno dorato certamente coeva Artistica e raffinata. Quindi, non è una cornice per nulla pesante che si armonizza volendo volentieri anche in un contesto contemporaneo. Questa è una classica scena di genere, nel senso che è un esercizio eh, sulla raffigurazione dello spazio alpino, eh, vedete le montagne, vedete la roccia, vedete gli alberi, vedete le baite col filo di fumo, le nubi, ci sono veramente tutti gli elementi di un naturalismo in plein air e ci sono queste due immancabili figure che sono un pescatore. Un uomo che sta pescando con la sua canna con un ragazzino al fianco che lo assiste. Quindi ripetiamo, questo è il lotto numero 557. Tra l'altro, questo è un dipinto con una storia perché vedete che qua in basso c'è un numerino, il numerino 333. Significa che abbiamo fatto una ricerca, questo dipinto è stato esposto a Torino alla Società Promotrice delle Belle Arti nel 1854, quindi l'anno stesso della sua composizione. Numero di catalogo 333, quindi un dipinto storico di un pittore. Forse eh, diciamo non, non siamo in presenza di delle Anni, non siamo in presenza dei nomi più noti, ma comunque un pittore validissimo dell'ottocento piemontese come Carlo Piacenza. E la base d'asta di questo dipinto, che ripete un paesaggio di montagna, una strada di montagna in Vallocana presso Pont Canavese, è di 3.000 euro. Ecco, vi ricordo che stiamo, eh, stiamo presentando una piccola, per motivi ahimè eh, di tempo, perché eh, ripeto, i lotti in catalogo sono oltre 500. Ecco, una piccola selezione dei vari lotti che eh, saranno battuti qui a Torino, nello spazio Bolafi di Corso Verona, il prossimo 21 ottobre, a partire dalle ore 10 con la dispersione degli arredi provenienti dal relè La Suvera e altre eh, prestigiose proprietà. C'è un, un catalogo che è stato pubblicato, telefonate al numero che vedete in sovrimpressione, che è 011 05 61 684, oppure richiedetelo ad info Oltre che ovviamente potete trovare il catalogo sia in PDF sia interattivo con la possibilità di mettere le vostre offerte sul nostro sito che è www.astebolaffi.it. Sul catalogo trovate tutti i lotti che sono oggetto della vendita e che vi invito a venire a vedere proprio in visione lotti che aprirà alcuni giorni prima dell'asta a partire dal 15 ottobre, quindi a partire dal 15 con ario continuato dalle 10 alle 18. Dopo aver presentato questi due dipinti, quindi il dipinto attribuito a Jacob Belvoir e al Carlo Piacenza, ci spostiamo eh, con un autore invece di scuola meridionale come Filippo Palizzi e abbiamo in questo caso, anzi Nicola Palizzi scusate, abbiamo... Il lotto numero 538, ecco il 538, che è un altro quadro di dimensioni generosissime e imponenti. Ecco, io spero che da casa vi rendiate conto, anche solo nel confronto con la mia figura, delle dimensioni di questo quadro, ma questo è un dipinto che è di dimensioni di 128x178 cm. Anche qui abbiamo una cornice sicuramente elaborata, sicuramente che risente di quella che è la temperia ottocentesca, ma molto raffinata e che, ripeto, esattamente come quella precedente non stone in un contesto contemporaneo. Troviamo anche, sì, diciamo con un soggetto un po' diverso rispetto alla valle alpina dipinta da Carlo Piacenza, Tutta una serie di eh, elementi nella composizione di questo quadro che fanno riferimento a quello che era il canone proprio dell'epoca eh, della, 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 della composizione di opere di questo genere. Quindi questo è chiaramente un paesaggio ideale, non è un paesaggio uno scorcio dipinto dal vivo eh, presso un castello. Cioè questo castello probabilmente non esiste, oppure un castello che palizzi nella. Sua fantasia si è figurato ispirandosi a Castelli che aveva visto. Eh, anche quelle rovine lassù, non, da cui sembra levarsi un filo di fumo. Probabilmente non esistono, anche qua si vede un paesino con un campanile. cioè Sono vari oggetti sicuramente reali, ma messi a fantasia all'interno di una composizione architettonica che risente anche un po' di quello che era il, il genere del capriccio. Vedete in primo piano anche queste due figure femminili, queste altre figure sul fondo che sembrano camminare dando le spalle a chi guarda, quindi c'è anche tutto uno studio prospettico in questo quadro che rivela eh, una grande maestria da parte dell'autore. È il lotto numero 538, ripeto, Nicola Palizzi, vissuto fra il 1820 e il 1870. Eh, è stato probabilmente esposto anche, se non in un museo, in una quadreria privata importante, perché abbiamo questa etichetta in basso che è tipica dei dipinti che venivano esposti nelle gallerie, dei castelli e dei grandi saloni. E la base d'asta di questo quadro, di questo dipinto, è di 7.000 euro. Quindi, ripeto. Base d'asta del lotto 538 di 7.000 euro. Ed ora, eh, dopo la presentazione del Palizzi, vi lascio ancora al nostro bravissimo Cristiano per l'approfondimento su un altro lotto di quest'asta. Uno dei lotti più importanti e sicuramente il più imponente per dimensioni. Del um, la Super che noi abbiamo in asta eh, la prossima settimana è il Lotto 179 che proponiamo a una stima di base di 2500 euro. È un grande armadio di area tedesca, probabilmente prodotto ad Augsburg in pieno 700, forse 700 anche prima dell'800. Tutte le essenze, come vedete, sono chiare, sono legni molto chiari tranne nei punti in cui è stato ibanizzato, ovvero sia sui capitelli e sulle basi. Le serrature sono originali, non posso aprirvelo perché è troppo grande, ma potete vedere che le chiavi anche sono quelle eh, dell'epoca. Forse riesco a farvele vedere bene, c'è anche un cuoricino qui all'interno della chiave. È un grande armadio, molto bello, di grandi effetti e di grandi dimensioni, al di sopra del quale potete anche vedere un altro lotto del quale avevo piacere di parlarvi, che è questa bellissima Danae. Anch'essa di provenienza nord-europea, quindi non italiana, di ambito fiammingo, probabilmente ascritta a Lambert Sustris. Ed eccoci appunto davanti a questa grande danae, eh? anch'essa di grandi dimensioni, un metro e mezzo per due metri. Eh, che raffigura eh, questa bella ragazza mollemente adagiata sul suo letto, eh, tenuta eh, per mano dalla sua mamma, che riceve eh, la pioggia dorata, ovvero sia eh, viene ingravidata da Zeus. La nascita di Perseo sarà il risultato di questa scena che vediamo qui illustrata. Sono chiaramente tutte materiale che veniva attinto nell'epoca, nel 500, nel 600, dalle metamorfosi di Ovidio. Che per quello che riguarda le pitture, che sono di carattere non religioso, bensì appunto mitologico, era la fonte principale di eh, ispirazione. Grazie, Cristiano, allora per il tuo bell'intervento preciso. E, eh, ora parliamo invece di un altro dipinto che è uno dei dipinti oserei dire importanti di quest'asta che è l'Otto 571. L'Otto 571 è un'opera rara di questo artista fiorentino Antenore Soldi. Che ebbe tra l'altro una vita molto breve: perché nacque nel 1844 e morì a soli 33 anni nel 1877, quindi fece in tempo a produrre relativamente poco se si pensa al fatto che ebbe un'esistenza corta. Ed è una classica variazione sul tema di Faust e Margherita. Ecco, il Faust di Goethe è un'opera basilare della letteratura europea, e ovviamente ispirò moltissime opere letterarie, musicali e anche pittoriche. E in questo dipinto, eh, a mio parere, oltre che al Faust di Goethe, si ravvisa anche un'influenza eh, di quello che è l'opera. Infatti, ricordiamoci che una delle opere più famose dell'Ottocento fu il Faust posta la francese di Charles Gounod che è un'opera della fine degli anni 50 per cui ci sta che Soldi, che dipinge questo, di, questo quadro eh, sicuramente a, fra la fine degli anni 60, prima degli anni 70 e l'Ottocento, sia influenzato da questa visione un po' melodrammatica. Ecco. Sembra proprio di vedere eh, quella che è la scenografia di un atto d'opera, eh, Faust che corteggia la bella Margherita. Ecco. Eh, questo è un altro dipinto di dimensioni assolutamente generose parliamo di un 171%, quindi una bella scena di genere è un olio su tela e eh, sarà il lotto della nostra asta numero 571, ripeto, e la base di partenza di questo Faust e Margherita di il giovane sfortunato Antenore Soldi è di 7.000 euro. quindi ripeto, lotto numero 571 per euro. Bene, dopo il Faust e Margherita che vi siete il melodrammatico Faust e Margherita che vi siete immagino goduti proprio nei più minuti particolari, eh, mi trovate seduto qua a una sorta di tavolo delle meraviglie, di piccola Wunderkammer in cui ora concentreremo la nostra attenzione su alcuni oggetti più piccoli ma non per questo meno raffinati che avremo il piacere di proporre nella nostra vendita del 21 ottobre. Il primo di essi su cui vorrei far soffermare la vostra attenzione è l'otto numero 468 che è questa magnifica... Zupiera in argento di fabbricazione francese, parigina, del 1777. Ecco, è, è un'opera di Charles-Louis Priman, eh, come potete vedere ha un bellissimo eh, coperchio con una decorazione a fiori e frutti, anche l'interno è perfettamente conservato, è un oggetto di grande raffinatezza. E il lotto numero 478, questo oggetto veramente di pregevolissima fattura, partirà da una base di 1500 euro. Pensate, questa è una zuppiera autentica! del 1777. Quando è stata fabbricata questo oggetto che adesso vedete inquadrato e che io tengo fra le mani, la rivoluzione francese era ancora di là da venire. Le storie che sanno raccontare gli oggetti, il potere che hanno gli oggetti di evocare altri tempi, altre luoghe, altre epoche, altre atmosfere. Eh, sempre in tema di argenti... Abbiamo qui alla mia destra un paio di bellissimi candelieri anche qui siamo sempre in Francia siamo sempre a Parigi siamo però già eh, nell'epoca successiva alla restaurazione nel 1840 vedete che c'è già un gusto se vogliamo molto più strutturato molto più pomposo eh, quasi reduce un po' del, del quella che erano eh, il gusto dello stile impero, questi magnifici candelabri sono per l'appunto del 1840 è l'otto numero 500 25, hanno una bellissima base circolare gradinata e scanalata con bordo asserto d'alloro. Anche questo è un fusto a colonna: quindi vedete c'è la presenza della colonna come elemento portante eh, non solo dell'arte antica, ma anche dell'arte neoclassica. E quindi si vede che se prima eravamo prima della rivoluzione, qui siamo già dopo la restaurazione. Altre storie che raccontano gli oggetti. Sono di dimensioni abbastanza già buone perché parliamo di un diametro alla base di 13,5 cm e un'altezza di 22. Questo lotto 525, questi due candelieri francesi del 1840, parte invece da una base di 400 euro. Ma noi non ci fermiamo qua perché... Abbiamo tutta una serie ora di oggetti che andremo a presentare, sempre provenienti da altre proprietà. Qui eh, ci siamo già lasciati un po' alla spalla la suvera e stiamo parlando di una serie di oggetti che i nostri esperti, il bravissimo Cristiano Collari, ma mi sentirei di spendere una parola anche per la bravissima Umberta Boetti, che è nella fattispecie la nostra esperta, la nostra esaminatrice di Argenti, hanno selezionato con attenzione da tutta una serie di provenienze che ci sono state sottoposte nei mesi scorsi. E quindi dagli argenti passiamo adesso ai coralli. Abbiamo e vi invito di andare in catalogo a vedere tutta una selezione di bellissimi coralli eh, cinesi. Il primo dei quali che vorrei presentarvi è l'otto numero 411, questo bel vaso in corallo. Siamo in Cina, siamo in Cina fra l'ottocento e il novecento, quindi fra il diciannovesimo e il ventesimo secolo. Ecco, lo potete vedere qua. Guardate la raffinatezza e la minuziosità di questa fattura. Quindi, un vaso in corallo rosso con venature e chiazze più chiare, quindi autentico corallo naturale, decorato con peonie e c'è anche una fenice sul coperchio. Guardate proprio il lavoro di minuta cesellatura, ecco, vedete qua la fenice, diminutissima cesellatura a cui è raggiunta l'arte cinese eh, fra fine 800 e inizio novecento. È di dimensioni per essere un corallo generoso, perché parliamo di un'altezza di 21 centimetri, quindi ripeto: l'otto 411, la base d'asta è 3000 euro. Un altro bellissimo oggetto che vorrei sottoporvi, sempre in corallo e sempre di provenienza cinese, è questo qua che vedete ecco in questo momento sul vostro teleschermo. Questo è l'otto numero 415. Ecco, questo è un ramo in corallo intagliato. I nostri esperti hanno ipotizzato una datazione un po' più tarda rispetto all'altro, sempre cinese, ma in questo caso nel Novecento, quindi XX secolo. Ciò nulla toglie alla straordinaria maestria degli artigiani che hanno così prodotto questa vera e propria opera d'arte. Questo ramo, ecco che va visto così, ecco vedete, ecco così, raffigura tre divinità femminili e due bambini, ecco vedete anche i bambini, tra i rami fioriti e le onde marine, quindi L'artista che ha creato questo pezzo ha saputo proprio dare non solo un movimento, ma ha saputo creare una figura particolarmente dinamica, particolarmente accattivante, particolarmente raffinata. Guardate la precisione, la perfezione dei lineamenti di queste divinità cinesi. Quindi, il lotto numero 415 parte da una base d'asta di 3.000 euro. Ripeto: 3.000 euro. Oltre a questi due oggetti che abbiamo presentato ci saranno anche tutta una serie di altri oggetti, eh, per chi ha il catalogo sotto mano che vi invito a richiedere andare a vedere sul nostro sito www.astebolaffi.it è il capitolo che inizia con il numero 411, anzi io... Vi invito soprattutto se vi siete messi in contatto o in visione solo in questo momento oltre che ad andare sul nostro sito a telefonare al numero che vedete in sovrimpressione 011 05 61 584 per richiedere gratuitamente il catalogo della nostra asta. In cui potrete vedere ovviamente tutta una serie di altri oggetti che noi in questo momento non presentiamo per motivi di tempo. Quindi ci sono tutti, o oh, quelli che magari abbiamo già presentato prima e che voi, avendo acceso il televisore in questo momento, vi siete persi. Sul catalogo trovate tutto, ci sono delle bellissime fotografie, però. L'altra cosa che mi preme ricordare è la possibilità di venire qua in Corso Verona 34D a Torino a vedere, visionare di persona tutti questi oggetti perché, ripeto, ci sono tutta una serie di altri oggetti interessantissimi e in questo caso stiamo parlando di oggetti che provengono eh, non dal relè La Suvera che è il... Non dico il piatto forte, però, e eh, costituiscono la maggior parte dei lotti in catalogo, che vanno dall'1 al 410. Qui parliamo dei lotti. Che iniziano col numero 411 successive, quindi arredi e dipinti da altre proprietà selezionate e sono all'incirca poco meno di 200 perché, come potete vedere, noi in catalogo avremo la bellezza di 601 lotti. Quindi, se magari siete interessati ai dipinti, agli arredi della Suvera, venite, venite di persona qua in Corso Verona perché c'è anche tutta un'altra parte successiva del catalogo che sono certo che susciterà il vostro interesse. Un altro bell'oggetto, anche qua di ambito cinese, è questa composizione in malachite che vedete qua, ecco, vedete che ha una base che si può staccare e si rimette, è assolutamente voluta questa composizione in malachite siamo sempre in Cina, come dicevo poco fa, siamo sempre fra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento, quindi parliamo XIX-XX secolo, è una composizione con mague e fanciulla, con cesto di fiori e peonie. Ecco, il nostro bravissimo cineoperatore sta inquadrando proprio i dettagli di questa composizione. Potete apprezzare anche in questo caso la mano particolarmente felice dell'artigiano, anzi dell'artista che ha realizzato questo pezzo. Vedete anche qua la bellezza e proprio la precisione dei lineamenti. Quindi, questo è un altro oggetto di dimensioni importanti se pensiamo alla preziosità della malachite che è praticamente quasi come il corallo, è un, assolutamente una pietra molto ricercata. Siamo a una dimensione di 24 cm, quindi l'altezza di questo oggetto è 24 cm. Il lotto, ripeto, è il 413, quindi siamo nella sezione successiva agli arredi di Pinter e Lela Suvera. Lotto 413, la base d'asta di questo splendido oggetto è di 2.000 euro. 2000 euro. C'è spazio ovviamente anche per alcune curiosità perché a noi piacciono le contaminazioni, questo catalogo d'asta è un catalogo pieno di contaminazioni, un catalogo in cui le cose molto alte convivono veramente con curiosità più spizze ma estremamente affascinanti. Qui ritorniamo, facciamo un salto invece indietro. Negli arredi, negli oggetti che provengono dalla suvera, perché all'interno della suite della volpe, quindi già il nome evocativo di atmosfere particolarmente, eh, così legate alla caccia, legate allo spasso, legate al divertimento dei nobili di un tempo. Bene, all'interno della suite della volpe troviamo l'otto 214 che sono. Un eh, simpatico gruppo di tre corni da caccia, anche questi fra 800 900. Qua ne vedete inquadrate due. Questo è il primo dei corni da caccia e que quello che ho in questo momento in mano. Vedete la classica forma di corno naturale senza pistoni che veniva suonato per richiamare. Eh, quella che era l'attenzione dei partecipanti alle cacce, eh, alla volpe o alla selvaggina che si praticavano in quell'epoca e questa invece con questa natura. Decorata e un altro dei corni da caccia. Vedete qua c'è anche uno stemma con un cigno. Ecco che magari è di fantasia, magari è reale. No, sicuramente reale perché c'è anche un motto nobiliare, lasciamo agli appassionati poi la ricerca e l'identificazione. Quindi, questo è un altro corno da caccia, un oggetto molto simpatico che compone il lotto 214. Ce n'è ancora un terzo che non inquadriamo, che fa parte dello stesso lotto. E la cosa importante è l'otto. 8214 gruppo set di tre corni da caccia parte da una base di soli 300 euro quindi ce n'è veramente per tutti i gusti e sono convinto che voi sia nel caso in cui sfoglierete il nostro catalogo sia se lo guarderete online sia se verrete a farci visita qua a Torino allo spazio di Bolaffi di Corso Verona troverete un oggetto di vostro interesse. Così come sarà certamente anche di vostro interesse, il prossimo intervento, il prossimo highlight del bravissimo Cristiano. Ci troviamo nella piccola ricostruzione che abbiamo fatto di alcuni dei saloni della Suvera. Eh, gli ultimi proprietari di questo relais, questo grande albergo, erano i marchesi Ricci Paracciani. Uh, a loro si deve uh, la ricostruzione di questa villa che era stata a lungo abbandonata e hanno creato appunto delle stanze dedicate a molti dei personaggi che appartenevano alla loro famiglia. La uh, Marchesa era nata principessa Massimo e da parte dei Massimo uh, avevano molti parenti uh, Savoia. Sono tutti ritratti di ambito piemontese naturalmente di reali uh, Savoia, di casa Savoia. Si parte dal basso dalla uh, Madama uh, di Francia. E per arrivare naturalmente ai ritratti di Vittorio Amedeo II e di Vittorio Amedeo III, l'ultimo, questo che vedete qui su, insieme a sua moglie. Lui, a parte che vi dirò anche il numero di lotto, lui è il lotto 168 e sono Carlo Felice e Maria Cristina di Napoli, non bella però era apparentemente una gran signora. Il lotto, questo qui è proposto a 1000 euro, gli altri hanno una valutazione tutti tra i 600 e i 700 euro. Vi dico che sono il lotto 164, 65, 66, 67 e 68 dell'asta del 21 ottobre. Grazie Cristiano allora per i tuoi sempre preziosi contributi. E, eh, siamo giunti quindi al termine di questa passeggiata che spero abbia suscitato il vostro interesse fra eh, gli arredi, i dipinti e gli oggetti che saranno presentati all'interno della nostra prossima asta Bolaffi del 21 ottobre qui a Torino. 21 ottobre allo spazio Bolaffi di Corso Verona 34D. Io vi invito ancora una volta, non abbiate paura, eh, richiedete il nostro catalogo che vedete inquadrato in questo momento il catalogo degli arredi e dipinti provenienti dal relè La Suvera e altre proprietà, potete farlo al numero che vedete in sovraimpressione che è 011 0561684 oppure scrivendo a info-lastebolaffi.it sul nostro sito www.astebolaffi.it trovate tutte le informazioni, sia per richiedere i condition report, ripeto, se dei lotti vi interessano non abbiate paura a domandare anche delle informazioni specifiche, i nostri esperti sono qua per questo, sia per spiegarvi come si fa a partecipare all'asta. Quindi io vi lascio sperando che il, questa, questa carrellata abbia suscitato il vostro interesse, richiedete il nostro catalogo e soprattutto vi ricordo venite venite a vedere i lotti in visione a partire dal 15 ottobre fino al giorno dell'asta alle 10 alle 18 con orario continuato e poi segnatevi veramente la data del 21 ottobre con matita rossa sul vostro calendario. Alle 10 o qua in Corso Verona 34 a Torino oppure collegati sul nostro sito www.astebolaffi.it avrete la possibilità di partecipare a una delle aste di arredi e dipinti. Sicuramente più interessanti del panorama italiano e non solo. Per cui vi aspetto tutti, vi ringrazio per la visione, vi ringrazio per essere stati con noi in quest'ora e vi do appuntamento a una delle prossime puntate in cui parleremo degli oggetti che presenteremo nelle tante aste bolaffi di questa sessione autunnale. Buona serata e grazie a tutti.